Ancora lontano il ritorno alla normalità, ma italiani hanno voglia di cambiare pagina. La piccola pesca divorata dal sovrasfruttamento degli stock ittici. A seguire Farmers for Future. È ancora lontano il ritorno a una normalità Covid-free, ma gli italiani in questo inizio del 2021 dichiarano con forza la voglia di cambiare pagina dopo un drammatico presente sospeso, legato alle misure per contrastare l'emergenza coronavirus. È quanto emerge dalla fotografia scattata da Coop e Nomisma, con il sondaggio 2021, l'anno che verrà, e nell'indagine 2021 Restart. Consapevoli delle molte difficoltà che ancora li attendono, gli italiani iniziano il 2021 con la voglia di cambiare pagina e di rompere quella bolla che li ha tenuti sospesi in un presente drammatico negli ultimi mesi. Lo faranno partendo con i vaccini. 7 italiani su 10 sono impazienti di vaccinarsi e altri 2 italiani su 10 in un qualche modo decideranno di farlo. I Novax saranno alla fine poco meno del 10% del totale degli italiani. La speranza torna a essere il mantra degli italiani, che puntano a rivedere le priorità della propria esistenza a partire dalla ricerca di un nuovo equilibrio fisico e psicologico. Il 53% degli italiani infatti intende cambiare le priorità della propria vita e per molti italiani costruire qualcosa di nuovo è il motto migliore da consegnare all'anno che verrà. Dopo un anno e un Natale positivo per il comparto della grande distribuzione, il 2021 non si annuncia roseo. Purtroppo questa performance positiva non si replicherà nel 2021. Le stime Nielsen per Coop parlano infatti di una crescita, di una riduzione delle vendite di 2,6 punti percentuali e di 1,6 se consideriamo anche le vendite online. A essere favorite saranno soprattutto le vendite dei discount e naturalmente dell'e-commerce, troveranno invece maggiori difficoltà le vendite delle grandi superfici alimentari, a cominciare dagli ipermercati. Ancora una volta il cibo è la metafora dell'Italia e degli italiani. Assieme alla salute e alla casa rimane l'ultimo argine alla riduzione dei consumi rispetto al pre-Covid. Un cibo, quello del 2021, che sarà quindi più sobrio, più attento alla sostanza e meno all'ostentazione, continuerà quello slow cooking che aveva caratterizzato i mesi del lockdown, e proprio in questa preparazione domestica dei cibi gli italiani trovano la possibilità di risparmiare e contemporaneamente difendere qualità e salubrità di quello che mangiano. Il cibo degli italiani sarà sempre di più 100% made in Italy, sarà attento alla sostenibilità, una sostenibilità che guarderà certo all'ambiente, ma che avrà anche attenzione alle produzioni locali e alla equa ripartizione del valore tra tutti gli attori della filiera. La sopravvivenza della piccola pesca è minacciata dal sovrasfruttamento degli stock ittici. Basti pensare che nel Mar Mediterraneo, secondo una recente ricerca del WWF, più dell'80% di quelli valutati risulta sovrasfruttato. Manca poi il riconoscimento e la rappresentanza dei pescatori artigianali nei processi decisionali a tutti i livelli, locali, nazionali ed internazionali. Per questo è nato il progetto Transforming Mediterranean Small Scale Fisheries, condotto dal WWF in Italia, Croazia, Slovenia, Francia, Grecia, Spagna, Algeria, Tunisia e Turchia, e riconosciuto dalle autorità nazionali ed internazionali. Il progetto ha come obiettivo principale la sostenibilità ecologica e socio-economica della piccola pesca, quindi appunto una gestione condivisa fra diversi attori relativi alla piccola pesca, tra cui pescatori, associazioni di categoria, istituzioni, ricercatori e ONG. Una specie che stiamo cercando di valorizzare è lo zerro, specie pescata qui a Porto Cesareo
tra dicembre e marzo e che è presente appunto nelle acque locali in grande quantità. Il WWF infatti proprio in Salento sta collaborando con i pescatori per trovare nuove soluzioni per allentare le pressioni su specie bersagliate come triglia e scorfano, promuovendo prodotti ittici meno richiesti come lo zerro. E a Porto Cesareo stanno provando a fare qualcosa mai fatto prima, trasformare il consumo di questo pesciolino in filiera. Come molti pesci piccoli e poveri, il problema dello zerro è che tra lische e spine, umidità e poca polpa è difficile da trasformare in un alimento di facile consumo e che duri nel tempo. Eppure è ricco di omega 3, fosforo ed è ottimo per la dieta. Le istituzioni avranno il dovere, in primis l'area marina protetta, di accompagnare le cooperative a questo percorso, sia per aggredire finanziamenti, per riuscire, diciamo, a trovare la soluzione per trasformare il pesce povero pescato all'interno dell'area marina protetta. Del resto, anche in tempi duri come quelli che stiamo vivendo, è necessario diversificare, ridurre la pressione sulle specie più sfruttate, pescare meno e vendere meglio, anche puntando sul pescaturismo come fonte di reddito per i pescatori. Buongiorno, io sono Gianni, sono un pescatore di Porto Cesareo. Ho deviato un pochettino l'attività facendo la pescaturismo, quindi nei periodi estivi riesco a limitare lo sforzo di pesca portando dei turisti in barca e facendogli fare delle attività di pesca più che altro sportive. Testimonial del progetto Consumo responsabile di pesce per evitare lo spopolamento dei mari, il comico Maccio Capatonda. In Italia ognuno di noi mangia in media 29 kg di pesce l'anno, quasi il doppio di 50 anni fa. Chi è? Che è successo? Il consumo di pesce ha raggiunto livelli insostenibili e questo ai danni dei nostri mari e delle specie che li abitano. Dio, un'altra volta il WWF, ma sto dormendo! Per fortuna questo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche può essere frenato, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ma un po' di educazione! Ma mi avete svegliato nel cuore della notte! Cioè, che ore saranno? È ora di svegliare le coscienze dei consumatori. Perché il comportamento responsabile fa veramente la differenza sulle sorti del pianeta. Ma non mi potete venire domani mattina che sto più fresco, eh? Magari adesso mi lasciate dormire. Chi dorme non salva i pesci. Non era così il proverbio. Comunque, vabbè, dai, veloce. Consumare pesce responsabilmente è fondamentale per prevenire lo spopolamento dei mari, quindi mi raccomando, preferite sempre pesce di provenienza locale e confrontate le etichette con la guida online del WWF. In questo modo contribuirete alla lotta contro la pesca e il commercio illegale e anche alla salvaguardia del mio sonno. A posto? Mo te ne vai? Se non ti dispiace, rimarrei qui a dormire con te. Vabbè, basta che stai zitto. Bene? Buonanotte. Ogni anno il 10% dei gorilla... Eh no! Scusa. Pure gorilla, mo. Il cambiamento climatico surriscalda il pianeta? Oggi ci occupiamo di una risposta positiva con nuove culture. Ma chi l'ha detto che l'avocado è un frutto esotico che cresce solo nei paesi tropicali? La stessa cosa si può dire anche dei mango. Guardate come sono belli e colorati. E allora una scelta intelligente può essere sicuramente quella di cavalcare il cambiamento climatico dedicandosi a nuove attività. Maruzza, il clima sta cambiando, la situazione in Sicilia sta cambiando e tu hai pensato bene di adattarti a questi cambiamenti, giusto? Come hai fatto? Ho partecipato nel 2015 a un progetto che ho presentato con il PSR, il Piano di Sviluppo Rurale, e ho sfruttato questa possibilità per cercare di approfittare da un certo punto di vista del cambiamento climatico chiaramente in corso, soprattutto qui da noi. Qua fa sempre più caldo e sempre più secco, quindi io devo cambiare quelle che sono le mie culture in parte. La realtà delle colture tropicali in Sicilia è ed è già da un po' uscita dai centri di ricerca ed è stata applicata in campo.
Nel 2015 ci siamo lanciati in questa avventura, ci siamo preparati e abbiamo piantato mango sotto serra e avocado in pieno campo. Quando avete deciso di piantare queste nuove culture, come è stata presa questa decisione qui in questa terra? Dici, sono culture nuove, non tradizionali, come è stata presa? Bene, benissimo. C'è molto, molto interesse a diversi livelli. Comunque è un'esperienza, è un tentativo e siamo sempre in tempo per farlo diventare una realtà più solida. Allora andiamo a vederla questa realtà? Assolutamente. Eccoci qua, Maruzza, catapultato in una delle tue serre. Devo dire che fa abbastanza impressione in provincia di Messina vedere queste coltivazioni che siamo abituati a vedere nei posti esotici. Veramente è un po' particolare, però i frutti sono bellissimi, almeno da vedere, poi li assaggeremo. Assolutamente. Come vengono i prodotti in terra italiana, in terra siciliana, questi prodotti che normalmente vengono da molto lontano? Prima è stata fatta una valutazione del mondo scientifico accademico sulla cosiddetta vocazionalità, che è la capacità di un areale di fare crescere in maniera conveniente economicamente e anche qualitativamente determinati tipi di frutti. Nulla viene improvvisato, nulla viene fatto delle ricerche, è tutto scientifico, anche sulle serre c'è una certa tecnologia applicata. Giusto? Assolutamente sì, ma è la stessa cosa, io ho cercato di farla nel resto dell'azienda. Ho apportato all'azienda una parte di innovazione, diciamo in senso più stretto, che è appunto la coltivazione delle piante tropicali, ma ho anche cercato di applicare parte di questa innovazione anche alle colture più tradizionali, come per esempio gli agrumi. E adesso la domanda da $1 milione è: ma il sole e la terra siciliana vanno bene per queste piantagioni? Vanno, sono calde benissimo, abbastanza? Vanno benissimo. E diciamo che i cambiamenti climatici in questo hanno anche aiutato, per assolutamente, hanno portato questo cambiamento nelle culture. Assolutamente sì. Uno dei problemi invece può essere un po' più l'acqua. Sì, soprattutto in realtà in questa zona l'anno scorso ha piovuto veramente veramente poco, per poi invece fare in un unico evento straordinario tutta la piovosità che invece avrebbe dovuto fare in un arco di mesi. Che per quelle condizioni che non dovrebbero esserci in agricoltura, giusto? Assolutamente sì. Poi considerando i cambiamenti climatici in cui diciamo, questi periodi di siccità, queste bombe d'acqua sono sempre più frequenti, la serra anche in quest'ottica sicuramente è una bella protezione. Assolutamente sì. Al massimo la serra in questo momento può presentare qualche problema poi nel periodo estivo ad agosto per un'elevata luminosità, per qualche frutto che forse si può bruciare perché per troppo sole troppo addirittura. Sole. Quindi esatto. C'è addirittura troppo sole, va bene. E a questo punto di questi manghi che crescono con questo sole in questa terra siciliana vanno assaggiati. Mi sembra sì. E quindi da qualcosa di negativo come il cambiamento climatico può nascere un'ottima attività green. Pensiamoci.